Sesta vittoria consecutiva per la Virtus Arechi Salerno, che riesce a imporsi ancora una volta tra le mura amiche con il risultato di 91-73 ai danni della Viola Reggio Calabria. Qui in sala stampa con me l'assistente coach Giuseppe Caccavo. Allora coach, sesta vittoria consecutiva contro una super squadra, direi per iniziare con un ottimo atteggiamento difensivo. Sì, siamo contenti onestamente. Venivamo da un periodo, come sapete, come già ampiamente detto, di problematiche, di infortuni. Sono due settimane che siamo tornati tutti insieme e ci stiamo allenando veramente bene. I ragazzi stanno mettendo davvero tutto e oggi ci aspettava una verifica importante. Aspettavamo questa partita e stiamo stracontenti perché avevamo di fronte un avversario importante, con dei giocatori di categoria, con giocatori che hanno fatto categorie superiori, e abbiamo approcciato la partita come dovevamo, con la giusta aggressività in difesa. Questo ci ha dato il ritmo per correre il contropiede. Abbiamo fatto un primo quarto, secondo me, che è veramente importante, proprio partendo dalla difesa. Questo ci ha permesso di fare tanti canestri facili in contropiede, di muovere bene la palla con fiducia anche in attacco, e abbiamo gestito, diciamo, continuando ad attaccare la Viola fino alla fine, è venuta fuori davvero una partita molto molto importante. Coach, una prestazione davvero a 360 gradi, buonissimo atteggiamento difensivo, ottima fluidità in attacco e continuità nel corso dei 40 minuti, a differenza di quello che era accaduto nelle ultime sfide. Penso a Valmontone, penso all'ultima partita casalinga. Questa volta la Virtus Arechi Salerno ha iniziato alla grandissima, ha concluso alla grandissima, non ci sono stati quei blackout, insomma quei momenti un attimino in cui è calata un po' la tensione. Grande contributo da parte di tutti. Bravo, sì, hai fatto un'analisi veramente giusta. Penso che questa è la cosa che ci deve contraddistinguere da qui alla fine. Essendo rientrati tutti, e adesso dobbiamo riprendere l'abitudine a giocare quei minuti che stiamo in campo al 120% tutti. Che si gioca 30 minuti, che si gioca 2 minuti, quei minuti devono essere veramente di un'intensità assoluta. E abbiamo veramente 10 giocatori che possono tenere il campo tutti. A volte noi allenatori siamo in difficoltà perché ci rendiamo conto che in alcune partite qualcuno gioca meno, qualcuno gioca di più, però con l'atteggiamento, devo dire la verità, come oggi, dove chi ha giocato 9 minuti, chi ha giocato 4 minuti, chi ha giocato 29 minuti, chi ha giocato 33 minuti, tutti quanti ci hanno messo davvero il massimo, può essere veramente l'arma in più da qui alla fine. Coach, ne parlavamo a microfoni spenti poco prima della partita, l'importanza di tornarsi ad allenare con tutti gli effettivi a disposizione. È una notizia questa in casa Virtus Arechi Salerno alla luce di tutto quello che era accaduto, però questa squadra sta dimostrando una volta di più che proprio una volta che sono stati recuperati tutti i giocatori, adesso c'è un altro ritmo, c'è un'altra continuità, correggimi se sbaglio, anche in allenamento, soprattutto in allenamento. Sì, come ti dicevo prima, sono 2 settimane, praticamente siamo una squadra nuova, perché con questi effettivi qui non ci siamo mai allenati insieme. A inizio anno eravamo un'altra squadra e da 2 settimane si allenano e si stanno conoscendo anche loro, quindi abbiamo, secondo me, ancora grossi margini di crescita, e conoscendo il carattere di questi giocatori, che sono dei professionisti veramente esemplari, penso che da qui alla fine non possiamo che crescere. Ancora sulla partita di oggi, Reggio Calabria è una squadra che sa produrre in attacco, lo dicevi, a giocatori di esperienza, a giocatori di categoria superiore. Essere riusciti a imporre il proprio ritmo credo che sia forse la più grande vittoria ottenuta questa sera, al netto anche, lo leggevo poco prima nelle statistiche, di un predominio e rimbalzo importante. Anche in questo aspetto la Virtus ha dato delle risposte incoraggianti, importanti, no? Sì, loro sono una squadra fisica, vogliono essere molto aggressivi in difesa. E noi siamo stati molto bravi ad attaccare questa aggressività, a prendere vantaggi e a mantenerli sui loro show molto, molto aggressivi, e siamo andati anche sulla loro zona per proteggere l'area, siamo andati lì a mantenere vantaggi e a concretizzarli con grande continuità, secondo me, fino a fine partita.
Coach, un'ultimissima domanda. Adesso ci sono altre sfide importanti. Domenica c'è questa partita particolare con Battipaglia. Sappiamo la situazione che vive chiaramente la Treofan. Poi ci saranno altre due sfide con il Basket Roma e poi l'ultima, il season finale, diciamo così, con Pozzuoli. Quali sono gli stimoli che devono esserci in casa Virtus Reiki Salerno in queste ultime sfide che poi faranno da, come dire, apripista per quella che è la stagione, la nuova stagione playoff? Ma come ti dicevo, siamo una squadra praticamente nuova, quindi gli stimoli devono essere quelli di migliorare sempre e comunque qui alla fine per farsi trovare preparati ai playoff. Abbiamo lo stimolo di centrare al secondo posto, secondo me meritato, perché Palestrina è un'ottima squadra, però secondo me noi per quello che è stato l'andamento della stagione meritiamo di finire secondi. Questo deve essere lo stimolo che ci deve far dare tutto fino alla fine. Coach, io ti ringrazio, chiaramente in bocca al lupo a te, in bocca al lupo chiaramente alla squadra per i prossimi impegni. Grazie.